Allora, buongiorno a tutti e cominciamo la nostra lezione. Vi ricordo anche il recupero di giovedì prossimo pomeriggio alle 3, oltre quindi giovedì avremo lezione sia al mattino. Sposto. Dunque, lasciate andare a finire. Eccola qua. Aspettate, la sposto sull'altro schermo così abbiamo posto. Allora, appunto, vi ricordavo che giovedì abbiamo lezione sia al mattino che al pomeriggio. Mattino l'orario solito e pomeriggio. Allora, abbiamo concluso il secondo capitolo che ci ha preso un po' di tempo perché le rivoluzioni scientifiche nella fisica e come teoria scientifica fondamentale, ma poi anche a cascata nella chimica, nella biologia, nella psicologia durante il XX secolo sono state molto forti. Per quanto riguarda la biologia, la psicologia e quindi le neuroscienze, le scienze cognitive, questo lo vedremo dopo Pasqua, quando faremo la parte antropologica. E qui ci siamo concentrati invece su quella che è la teoria fondamentale, cioè la fisica in quanto teoria dei fondamenti delle altre discipline scientifiche. La fisica è, volenti o nolenti, la regina delle scienze. Invece adesso riprendiamo un attimo il discorso sui fondamenti che l'avevamo lasciato alla fine dell'Ottocento con la teoria degli insiemi e la crisi dei fondamenti. Queste cose le abbiamo viste anche in logica, quindi non mi ci soffermo più di tanto. E quello che in logica abbiamo visto meno invece era la fine di questa crisi dei fondamenti che si identificano con i teoremi di Gödel. E io dico, i teoremi di Gödel costituiscono la morte scientifica dello scientismo. Questo slogan ha avuto abbastanza successo in questi anni, altra gente l'ha usata, perché tutta la questione sui fondamenti, quindi che adesso riprenderemo, ha avuto, diciamo, la sua conclusione con i teoremi di Gödel che in qualche maniera hanno messo il punto fermo, cioè. E se da una parte noi abbiamo visto che in pratica la nascita delle altre fisiche, diciamo rispetto alla fisica newtoniana, quindi nell'ordine come l'abbiamo visto, la termodinamica, la fisica quantistica, la teoria della relatività e diciamo quella che io qui avevo chiamato in questo libro la teoria della complessità. Ma siccome appunto la complessità è un termine abbastanza vago, non si capisce bene che cosa vuol dire, e, diciamo, si chiama oggi in un modo molto semplice la fisica dei materiali. La fisica dei materiali, che quindi è fondamentale dei sistemi chimici e biologici, anche neurali chiaramente, e appunto se la guardiamo dal punto di vista dei suoi fondamenti, cioè dal punto di vista della teoria quantistica dei campi, come fisica fondamentale della fisica della materia, ha questo concetto di stratificazione dei campi quantistici allo stato fondamentale, o se volete, stratificazione del vuoto quantistico, che supera profondamente il meccanicismo, la visione meccanicista riduzionista della fisica newtoniana e intrinsecamente dalla base dei sistemi complessi, cioè i campi quantistici a livello fondamentale si organizzano a diversi livelli di organizzazione della materia e quindi ti dà la struttura complessa. Però c'è un'unica teoria fisica che le include. Basterebbe leggersi soltanto tutte le settimane gli articoli che vengono pubblicati su Science e su Nature
e che essenzialmente riguardano la fisica dei materiali, quindi riguardano le basi della chimica, della biologia e delle stesse neuroscienze, per rendersi conto di questo. Cioè, c'è una specie di background comune di spiegazione che ci è dato dalla teoria quantistica dei campi, e poi abbiamo diversi livelli di specializzazione, però che fanno riferimento, ripeto, a un background comune. Ora, però, tutto questo ci ha fatto vedere che è impossibile quel sogno riduzionista newtoniano, comunque degli inizi della scienza moderna, cioè di un'unica fisica e quindi un'unica scienza della natura e un'unica matematica, addirittura un'unica logica. Cioè, queste pretese assolutiste, sistematiche, veramente oggi hanno un po' del ridicolo, cioè ti viene da pensare, ma com'è possibile che persone che hanno inventato il metodo scientifico fossero così sciocche da avere ideologie del genere in testa? Però di fatto è stato così. Ora, diciamo, questa è una questione di fatto, cioè il fatto che non esista una fisica ma tante fisiche, non esista una chimica ma tante chimiche, non esista una biologia ma tante biologie. Perché c'è una necessaria specializzazione nei vari campi, e così pure non esiste un'unica matematica, ma esistono tantissime matematiche, e non esiste un'unica logica, ma esistono tantissime logiche. Ovvio che le leggi fondamentali della logica sono sempre quelle, sono le tautologie che conosciamo. Però, diciamo, ricordate la distinzione che abbiamo fatto a logica, fra leggi logiche e regole di un metodo logico all'interno delle varie scienze. Ecco, la moltiplicazione delle logiche vuol dire questo, cioè si moltiplicano le regole metodiche della formalizzazione logica delle varie discipline. Ripeto, prima era soltanto logica matematica e logica scientifica, nel senso della logica simbolica formalizzata moderna, adesso è anche la logica filosofica, con tantissime diramazioni. E poi tutto il settore dell'informatica, cioè che è logica applicata a risolvere i problemi, è logica applicata, logica non fatta per aria, ma logica che è applicata a risolvere i problemi. E quindi, ecco, se volete, c'è un panorama di frammentazione, e questo è evidente, chiaramente. Ed è, scusate, qui c'è qualcuno che ha un microfono attaccato, e ci fa sentire tutti i suoi rumori, se lo possiamo staccare è meglio. Ripeto, se volete intervenire, intervenite di pomeriggio. Scusate, ho visto un discorso di una chat, cioè Davide ci aveva chiesto quali gli orari di giovedì pomeriggio. È dalle 3 alle 4 e 3 quarti. 3, 4 e 3 quarti, 16 e 45, 2 ore con una pausa chiaramente in mezzo. Allora, tornando a noi, vi dicevo, questa frammentazione di fatto, però, c'è anche, e questa è la novità, c'è anche una giustificazione teorica. Va bene? Cioè, i teoremi di Gödel ti dicono che in qualsiasi campo della scienza, nella misura in cui si usa un metodo formalizzato, quindi non ci si basa più sulle illusioni dell'evidenza, ma ci si basa su un metodo assiomatico, vuol dire io le dimostrazioni le faccio in base agli assiomi che esplicito. Gli assiomi, ricordate, sono appunto i principi, le regole di dimostrazione, le definizioni. Ecco, io applico il metodo dimostrativo basato su questi, sulla formalizzazione e sulla simbolizzazione. Ecco, teoremi di Gödel ci dice che qualsiasi teoria formalizzata, è incompleta. Incompleta vuol dire, poi adesso approfondiremo i teoremi di incompletezza, però innanzitutto in senso generale, cosa dico? Una teoria è incompleta. Che tutto quello che io dimostro nella teoria cosiddetta standard o naif, va bene? O intuitiva, quella del senso comune,
esempio, l'aritmetica del senso comune, quella che tutti usiamo, che utilizza anche la vecchina quando fa la spesa o chi gioca col pallottoliere. Quindi l'aritmetica standard, tutto quello che io posso dimostrare con l'aritmetica standard, non lo posso dimostrare con l'aritmetica formalizzata. Va bene? Quindi tutto ciò che io, e questo vale anche in filosofia, tutto ciò che io dimostro nella filosofia, diciamo usando il linguaggio comune, con tutti i problemi che il linguaggio comune ha, con tutte le dipendenze culturali, il fatto che non ci si capisce perché si appartengono a tradizioni diverse, pensate a tutta l'impostazione storicista, no? Nell'interpretazione delle dottrine filosofiche, che i poveri studenti come voi, che stanno ai primi anni e ne escono scettici, perché sembra che ogni filosofo dice il contrario del precedente, e quindi non ci si mette mai d'accordo su niente. Ecco. Quindi, però sembra, quando uno poi entra dentro un filosofo, sembra convincente, perché ha appunto una sua coerenza. Poi vedi il filosofo dopo, dice tutto il contrario. Anche lui sembra avere la sua coerenza. Ecco, questi sono i famosi trabocchetti del ragionamento che usa il linguaggio comune o il senso comune, tanto è la stessa cosa. E quando tu formalizzi le diverse dottrine filosofiche, usando la logica filosofica, non la logica matematica, chiaramente, sempre usando un metodo logico rigoroso, beh, allora ti accorgi che quello che sembrava essere tanto chiaro e tanto dimostrato non lo era affatto. E soprattutto però ti rendi conto di una regola fondamentale, che se usi il metodo formale, nessuna teoria può essere completa, cioè può essere l'ultima parola in quel campo di indagine. Va bene? Perché tutte le teorie hanno un campo di applicazione limitato. Allora, non è che le teorie si contraddicono fra di loro, ma una volta chiarito qual è il metodo che quella teoria usa, si capisce che quella teoria ha quel campo di validità ben delimitato. Quando esce da quello, chiaramente la teoria diventa inconsistente. E i teoretici ci dicono questo: se una teoria è coerente, deve essere incompleta. Se pretende di essere completa, cioè di spiegare tutto, è necessariamente contraddittoria, è necessariamente inconsistente. Quindi i grandi sistemi, pensate a chi ha queste manie sistemistiche, ecco, i grandi sistemi per definizione, siccome pretendono di essere onnicomprensivi, sono inconsistenti, nascondono delle antinomie, nascondono delle contraddizioni. Non servono a niente. Non servono a niente. Allora, Hegel è valido, certamente. Una volta chiarito e formalizzato il suo metodo, ha un suo campo di applicazione. E sicuramente quello delle scienze storiche è un campo di applicazione interessantissimo dell'Hegelismo. E così via. Anche San Tommaso, tutti i matti che forse ancora ci stanno, qualche fondamentalista reazionario. San Tommaso spiega tutto, qualche poverino che ha problemi psicologici. San Tommaso spiega tutto, non spiega tutto, no? Certamente è una bella sintesi, la uso anch'io, però la uso anch'io entro limiti ben precisi e ben definiti. Quindi, diciamo così, dopo i teoremi di Gödel, che in qualche modo hanno codificato quello che di fatto è la scienza contemporanea, cioè fatta a modelli, fatta a teorie con ambiti di applicabilità ben definiti, ben limitati, e il dialogo, va bene? Non è soltanto una virtù morale, è una virtù morale perché è una necessità logica. Va bene? Nessuna teoria può avere la pretesa di spiegare tutto, il che non vuol dire che non esistono teorie ultime o spiegazioni ultime, però nessuna teoria che ti parla delle ultime cause, quindi nessuna metafisica, nessuna metateoria,
può essere completa. Quindi esiste una scienza delle realtà ultime, certamente, va bene, ma nessuna teoria delle realtà ultime è ultima. Va bene? Quindi tutte le metafisiche sono provvisorie e quindi, come diceva questo amico Asus UX3IIU, una teoria del tutto è assolutamente impossibile. Purtroppo i giornalisti, che sono una delle catastrofi dell'umanità, perché, attenzione, non perché non devi spiegare, ma perché devi spiegare dicendo, scusate, la mia spiegazione, proprio perché è semplice, è banale e quindi è falsa, è limitata. Va bene? Chiaramente, poi se dici così non te legge più nessuno. Però ecco, i giornalisti sono il disastro dell'umanità. Perché? Perché le teorie del tutto. Va bene, non può esistere una teoria del tutto. E anche quando scienziati seri parlano di teoria del tutto, è semplicemente una cosa molto semplice. Avete visto che noi abbiamo a livello dei fondamenti della fisica, abbiamo le tre forze unificate, cioè la teoria di grande unificazione delle tre forze fisiche fondamentali di cui, della quantistica, di cui abbiamo trovato la radice comune, va bene? Quindi la forza forte, la forza debole e la forza elettromagnetica. Queste sono le tre teorie fisiche. La gravitazionale ancora non è inclusa. Allora, quando si parla in fisica della teoria del tutto, non si intende la spiegazione ultima che poi è definitiva di che? Va bene, questi sono soltanto gli ignoranti o i mistificatori che parlano di queste cose, perché chiunque ha un minimo di cultura scientifica non dice queste sciocchezze. Va bene? Quindi la teoria del tutto è semplicemente, malgrado appunto il termine forse sia un po' infelice, è la teoria di unificazione fra la teoria di grande unificazione, quando dice la grande unificazione è la teoria del tutto, no, la teoria di grande unificazione significa l'unificazione delle forze fisiche quantistiche fondamentali, e questa l'abbiamo già fatta, sia dal punto di vista teorico che dal punto di vista anche sperimentale. Adesso ci manca di includere la teoria gravitazionale, allora hai veramente una teoria di tutte le forze fisiche fondamentali. Ecco cos'è la teoria del tutto come teoria scientifica. È una teoria di unificazione di tutte le forze fisiche fondamentali. Allora non hai più, diciamo, questa visione un po' schizzata, schizofrenica, che di solito è di nuovo frutto di mistificazione della divulgazione, cioè di far illudere la gente che può capire senza studiare. Se non studi, se non studi, se non approfondisci, tu capisci la superficie dei problemi. Allora, non puoi studiare benissimo, non puoi studiare benissimo. Ecco, sappi perché però così ti condanni a capire la superficie dei problemi, che quindi quando ti illudi di aver capito senza aver studiato, senza aver approfondito, sei semplicemente in una piccola infarinatura che con molta umiltà devi accettare di una realtà che è molto più complessa. Va bene? Quindi la divulgazione sì, ma deve chiarire subito che siccome tu ti sto divulgando una teoria scientifica molto seria, va bene, tu di quella teoria ne capirai un decimo. Ok? Per cui se uno ha questo sano, diciamo così, relativismo, ma non nel senso teorico, relativismo, di sapere che siccome non ha approfondito la teoria, non ha una conoscenza puramente superficiale, allora la divulgazione è ben venga. Ma deve essere chiaro che quando uno pensa di aver capito con quattro parole una cosa complessa, vuol dire che non ha capito. Questo deve essere chiaro. Quindi la teoria del tutto in senso scientifico, quindi non nel senso di una mistificazione riduzionista, cioè abbiamo la scienza che spiega tutto, non esiste. Va bene, la teoria del tutto in senso scientifico è semplicemente l'unificazione della gravitazione con le tre forze quantistiche. Siccome poi le tre forze quantistiche stanno alla base
della chimica, della biologia, ne avevo detto prima, no? La fisica della materia condensata, come teoria quantistica dei campi, è alla base della chimica, della biologia, di tutto, senza pretese riduzioniste, di nuovo, perché abbiamo diversi livelli di spiegazione, ma c'è una teoria di fondo che unifica un po' questi fenomeni nel loro fondamento fisico. Allora, quando poi ci mettiamo anche la gravitazione che si interessa del cosmo e della storia del cosmo, chiaramente c'è una teoria, diciamo così, unificata, però torno a ripetere, attenti che quando unificata il fisico capisce le tre forze unificate della quantistica, ma è una teoria totale, una teoria del tutto delle basi fisiche della materia. Quindi, tornando a noi allora, e questa frammentazione non è soltanto uno stato di fatto, dato dalla complessità delle materie, ma è una necessità logica legata al carattere ipotetico di ogni linguaggio formale. Cioè, vi ricordate, ipotetico non vuol dire, come dicevano i reazionari dell'Inquisizione contro Galilei, che sono fantasie. No, è una teoria. Ipotetica vuol dire che poni degli assiomi che hanno un ambito limitato di applicabilità e quindi di validità della teoria che usa questi assiomi. Ecco. Quindi il carattere ipotetico è incompleto di ogni linguaggio formale e allora il senso profondo dei teoremi di limitazione, teoremi di Gödel, ma poi vedremo che ce ne stanno altri che vengono a cascata. Teoremi di limitazione di Gödel ci dice appunto che, come diceva Popper, la non ha fine. Va bene? Quindi la teoria della ricerca non ha fine perché? Perché ogni teoria, se è coerente, deve essere necessariamente limitata e incompleta. E torno a ripetere, questo non vuol dire che non può esistere una scienza metafisica, una teoria dei fondamenti, eccetera, eccetera, ma nessuna teoria delle cause ultime, delle realtà ultime, dei fondamenti ultimi è una teoria ultima. Capito? Quindi il nichilismo confonde come al solito il metodo con la sostanza. E il nichilismo ti fa credere che siccome non esiste una teoria ultima, non esistono spiegazioni ultime. Le spiegazioni ultime esistono, soltanto che non la teoria delle spiegazioni ultime, nessuna teoria delle spiegazioni ultime, o metafisica, o teoria dei fondamenti, o teologia, o quello che volete, può essere quella definitiva. Per fortuna c'è stato un Papa che di questi ultimi, che la filosofia la conosceva, tra l'altro è pure santo, San Giovanni Paolo II, e questo nella Fides et Ratio l'ha detto, e adesso lo troveremo la citazione, in maniera chiara. Neanche in filosofia, nella misura in cui è una teoria coerente, va bene? E neanche in fil nessuna filosofia può pretendere di essere la spiegazione ultima di Dio, del mondo e dell'uomo, proprio perché se è una teoria coerente, deve essere incompleta. Bene, soltanto le teorie, diciamo, confuse, perché usano il linguaggio comune, il senso comune e le divulgazioni, ti fanno illudere di capire senza aver studiato, va bene, possono pretendere di avere valore ultimo. Quindi, se vogliamo l'assoluto, e abbiamo bisogno dell'assoluto, mi dice il profeta Isaia, se non credete, cioè se non avete delle convinzioni inattaccabili, non avrete stabilità, quindi abbiamo bisogno di credere in assoluti. Ecco, l'unica cosa da fare è mettersi in ginocchio, perché con la ragione, non avrai nessuna conoscenza assoluta. Bene, quindi se vi siete iscritti a filosofia cercando l'assoluto, attenzione. Attenzione, avete sbagliato indirizzo. Va bene? E non solo avete sbagliato indirizzo, ma avete sbagliato mondo. Dice mondo, scusate, fermatevi perché io voglio scendere. Va bene? Non c'è questo. L'unico modo di
avere certezza assoluto è quello dell'adorazione. Il resto, ma questo non vuol dire, ma allora uno studio ha fatto, cioè gli imbecilli che dicono a che serve studiare, appunto sono imbecilli, no? Sono ignoranti e sono felici di essere ignoranti. E la volpe e l'uva che siccome non ci arriva dice che è acerba. Allora, no, questo non significa non voler studiare, no, anzi, devo studiare ancora di più, proprio perché è un imbuto che si apre e io ho il dovere, anche morale, di conoscere sempre più e sempre meglio, ma con quella prudenza e quell'umiltà che è virtù. Diciamo, il figlio dell'uomo era umile, va bene? Perché era la saggezza, l'umiltà, no? Dopo i teoremi di Gödel, è identica alla scientificità. Il vero scienziato è umile, sa di non sapere, ecco, sa che quel poco che sa, magari è tanto rispetto al non esperto di quella materia, quel poco che sa è nulla rispetto a quello che resta da capire. Allora, l'ipoteticità di una teoria non significa impossibilità di una verità e coerenza assoluta e non parziali. Va bene? Significa semplicemente che nessuna teoria sulle verità assolute, perché ve l'ho detto, le verità ultime, può pretendere di essere assoluto. Quindi, in questo senso, come esistono i sistemi energetici aperti, cioè che scambiano energia continuamente con l'ambiente, e per cui, ve l'ho detto, i sistemi isolati della meccanica classica, della meccanica statistica classica, è solo un'astrazione matematica, perché nella realtà non esistono sistemi fisici chiusi che non scambiano energia con l'ambiente, così è un'illusione i sistemi logici chiusi. Va bene? È ovvio che ogni sistema formale ha quel set fisso di assiomi, va bene? Ci mancherebbe. E allora se no salta tutto il formalismo. Però appunto un conto è la formalizzazione della teoria, un conto è il sistema, diciamo la logica che in quanto tale i sistemi logici hanno bisogno di essere aperti, cioè hanno bisogno di capire che la formalizzazione è sempre provvisoria e certamente, per definizione, essendo il metodo ipotetico, possiamo trovare una formalizzazione migliore senza che sia mai definitiva. Va bene? E ora, questa scoperta che è legata ai teoremi di Gödel essenzialmente, da un punto di vista scientifico-scientifico, è piuttosto riscoperta di una teoria classica. Ripeto, nella scolastica medievale la pretesa delle verità assolute, malgrado poi, diciamo, la Chiesa, pensiamo all'Inquisizione, eccetera, si comportava come se avesse questa verità assoluta a sua disposizione, però di fatto nella grande teologia, nella grande riflessione, l'unica conoscenza assoluta è quella di Dio. Va bene? L'uomo, per definizione, può soltanto partecipare della conoscenza assoluta, quindi ne ha una parte. Se ne ha una parte, vuol dire quello del sistema non ipotetico, no? Vuol dire che tu puoi conoscere soltanto in maniera valida, soltanto in maniera parziale. Va bene? È la base del metodo ipotetico-deduttivo, del metodo assiomatico. Ok? Quindi non è questa scoperta non è nuova, è riscoperta di una teoria classica. E la controparte teologica di questa verità logica e epistemologica, ve lo dicevo, il Papa Giovanni Paolo II, che si vede che degli ultimi papi è l'unico che ha studiato veramente filosofia, la insegnava, si vede abbondantemente, proprio perché ha questa chiarezza. Va bene, aveva questa chiarezza, cioè diceva appunto nell'enciclica Fides et Ratio, si deve, e fra l'altro su questa enciclica la nostra università ci ha avuto un ruolo importante perché diciamo, l'estensore, insieme al Papa, è stato proprio Monsignor Fisichella, che a quei tempi era rettore della nostra università. Quindi ci stiamo giochiamo a casa quando
leggiamo questo enciclico. Si deve considerare in modo particolare che una è la verità. La verità è una, benché le sue espressioni portino l'impronta della storia. E ovviamente questo, la teologia ne dà anche, diciamo, se vogliamo così, dei teoremi di Gödel, ne dà anche un fondo teologico, no? E per di più sia un'opera di una ragione umana ferita e indebolita dal peccato. E quindi c'è anche il discorso del peccato originale, però attenzione, non è che il metodo formalino, la formalizzazione è frutto del peccato originale. Di fatto le teorie, siccome quando Dundorf proprio non usa il metodo formale, spesso sono espressione di un ibris, di un orgoglio o addirittura di una volontà di imbroglio della gente con la loro pretesa di assolutezza, e allora sono segnate dal peccato. Da ciò risulta che nessuna forma storica della filosofia, il corsivo è mio, può pretendere legittimamente di abbracciare la totalità della verità né di essere spiegazione piena dell'essere umano, del mondo e del rapporto dell'uomo con Dio. Va bene? Attenzione, perché i teoremi di Gödel, termini di incompletezza, non si applicano soltanto alla logica matematica, ma a qualsiasi formalizzazione. Quindi, quando uso la logica filosofica e formalizzo le teorie filosofiche, anche un domani le teorie teologiche, ci sarebbe tanto bisogno di formalizzare anche le teorie teologiche, allora tocco con mano la realtà del teorema di Gödel, cioè se la mia teoria è coerente, bene, è necessariamente incompleta e parziale. Allora, e ho bisogno allora di altre teorie, no? Ecco perché il dialogo è una necessità logica e non solo morale. Va bene? Perché? Perché io non ho l'esclusiva della verità, nessuno ha l'esclusiva della verità, ma non perché non esista la verità. O non esiste una verità ultima, perché qualsiasi teoria sulle verità ultime non è ultima. Non mi stancherò di ripeterlo. Quindi questo non è nihilismo. Il nihilismo dice che non può esistere nessuna teoria sulle realtà ultime. Non è vero. Questo è un falso. È di nuovo una ibris della ragione. Bene. Le teorie delle verità ultime esistono, però non è una teoria ultima. Di nuovo, stai confondendo il metodo con l'oggetto. Bene? L'oggetto sono le verità ultime, ed esistono le teorie sulle verità ultime, sono quelle che insegniamo qua. La metafisica, la teologia, ci mancherebbe. Esistono teorie delle verità ultime, però nessuna teoria delle verità ultime è quella definitiva. Ognuno ha bisogno di altre teorie. Allora, quindi, ho capito questo. E cerchiamo di capire come siamo arrivati velocemente ai teoremi di Gödel, riprendendo dalla questione dei fondamenti, della teoria degli insiemi che avevamo visto, diciamo, nel capitolo primo, quando avevamo fatto un po' la storia della matematica fino alla fine dell'Ottocento. Questa è la matematica dal Novecento in poi, fino ad oggi. Oggi ci manca, diciamo, nell'aggiornamento che sto preparando, però adesso ve lo dico a voce, tanto al limite sono poche cose. Però adesso ci fermiamo un attimo e riprendiamo alle 9:20. Va bene? Facciamo una piccola pausa. Se riuscissi a tirare giù su sto coso, ecco. Pausa. E mettiamo in pausa anche la. Allora, oddio, adesso non so, forse avevo stoppato lo sharing, credo che avevo stoppato però soltanto la condivisione dello schermo. Avete sentito quello che vi ho detto adesso? Scusate, avete sentito? Sì. Sì, ecco, perché giustamente avevo stoppato soltanto lo schermo, giusto? Va bene? Quindi, e allora ricordatevi che
e tutte le lezioni sono registrate su YouTube. Non è immediata, cioè diciamo Cisco, per darmi la registrazione in MP4 ci mette un po' di tempo, qualche ora. Quindi le lezioni appariranno sul canale YouTube con un attimo di delay, con un attimo di ritardo, un attimo, vuol dire alcune ore. Però ecco, se andate adesso sul canale mio YouTube, vedete che ci stanno le lezioni fino a venerdì. Questa che sto facendo oggi, credo entro stasera, la posso mettere online. Va bene? E quindi anche tutte le altre. Io vi assicuro che quando anche ricominceremo a insegnare, diciamo, in presa diretta, diciamo con le lezioni frontali, continuerò a registrare anche quando faccio scuola all'università, registrerò, tanto faccio scuola sempre col computer, registrerò le lezioni in modo che poi voi le abbiate sempre anche per lo studio, è ottimo, le ritrovate sempre sul canale YouTube. Quello non c'ha limiti di spazio. Almeno non apparente, cioè YouTube cancella quelle più vecchie, però c'è talmente tanto spazio che anche perché così finalmente anche tanti altri possono accedere alle nostre lezioni, insomma, e possiamo, diciamo, diffondere il verbo. E chiaramente quindi riprendiamo ho sentito un grazie, grazie, grazie da parte di Sora Elisabetta e spero che abbia fatto un favore a tutti. Magari ditelo anche agli altri professori che facciano uguale, perché tutti si possono fare il canale YouTube e possono mettere a disposizione le loro lezioni, basta che spingono il bottone registrazione. Allora, tornando a noi, come si è arrivati al teorema di Gödel a partire dalla questione dei fondamenti della matematica? Allora, abbiamo visto che una volta che è nato il metodo ipotetico deduttivo con la nascita delle geometrie non euclidee, che è proprio la sintesi migliore di cosa vuol dire che una teoria incompleta se è formalizzata. Cioè, se uso il metodo formale, io ho la certezza che se sto in geometria euclidea, la somma degli angoli interni di un triangolo è 180 gradi. Va bene? C'ho la certezza. Uso gli assiomi della geometria euclidea formalizzata. È stato Hilbert che ha formalizzato, non Euclide, è stato Hilbert che ha usato il metodo della formalizzazione anche delle geometrie euclidee. Quindi se uso gli assiomi della geometria euclidea, la somma degli angoli interni di un triangolo è 180, ma la geometria euclidea non è la teoria ultima delle geometrie, va bene? Né i triangoli definiti sullo spazio piano sono gli unici triangoli che esistono. Esistono anche i triangoli definiti sugli spazi curvi e la somma degli angoli interni di un triangolo definito su uno spazio curvo, ecco, non è ad libitum, diciamo, la somma degli angoli interni può essere qualsiasi, no, in base all'angolo di curvatura che fa parte degli assiomi della tua geometria dello spazio curvo, io so esattamente con certezza qual è quant'è il valore della somma degli angoli interni di un triangolo, anche se non sarà mai 180, va bene? Questo è proprio un esempio di cosa vuol dire teoria incompleta. È coerente perché descrive con la realtà dei triangoli sullo spazio piano. Se voglio studiare triangoli definiti su spazi diversi, avrò diverse formalizzazioni e saprò esattamente quanto vale nelle diverse formalizzazioni. Ecco un esempio di una teoria incompleta. Perché è coerente. Va bene? Allora, riprendiamo da dove avevamo lasciato sulla teoria dei fondamenti. Quindi, la teoria degli insiemi all'inizio sembrava, perché appunto non si aveva ancora contezza, diciamo, di questa intrinseca natura limitata del pensiero ipotetico deduttivo,
Appunto, anche le teorie degli insiemi non sono complete, quindi se pretendono di essere complete hanno delle contraddizioni, cioè diventano antinomiche, ci sono delle antinomie. Allora, ricordatevi che appunto la teoria dei fondamenti, usando la teoria degli insiemi, quindi il metalinguaggio con cui confrontare le varie teorie matematiche, il linguaggio della teoria degli insiemi è il primo metalinguaggio che è stato scoperto, perché ce ne sono ben altri oggi, ma il primo metalinguaggio che è stato scoperto per confrontare varie teorie matematiche è la teoria degli insiemi. Però appunto la teoria degli insiemi, essendo in quanto formalizzata, anche quella è incompleta. Quindi chi per primo si è reso conto e ha definito questa contrapposizione fra consistenza di una teoria, mancanza di contraddizioni e completezza della teoria e quindi anche verità della teoria, è stato Hilbert. Va bene? E quindi il primo che ha introdotto la distinzione fra forma logica dei linguaggi da una parte e consistenza e verità, non coincidono affatto, delle teorie, è stato Hilbert. Ovviamente tutto questo lavoro è stato fatto sui fondamenti della matematica. Grazie a Dio adesso lo stiamo applicando anche in filosofia, ma abbiamo cominciato con la matematica, cioè è nata prima la logica matematica della logica filosofica. E quindi Hilbert ha anche distinto fra analisi logica di una teoria, quindi formalizzazione di una teoria, e quella metalogica, cioè prova della consistenza e verità di una teoria formalizzata. Ok? E quindi ho detto, tutto questo è nato come teoria dei fondamenti della matematica, soltanto recentemente lo stiamo applicando in filosofia. Allora, quindi questa distinzione fra linguaggio e metalinguaggio, che è stata la prima cosa che ho insegnato in logica, se vi ricordate, la distinzione fra linguaggio e metalinguaggio, fra linguaggio oggetto e metalinguaggio con cui parlo del linguaggio oggetto, è stato appunto Hilbert. Allora, adesso qui scrivo, vi dico l'esempio che già vi ho fatto con la somma degli angoli interni di un triangolo. Quindi il carattere metateorico del problema della coerenza e della verità degli enunciati di una teoria. E ora, Hilbert quindi distingue tre fasi nella costruzione di una teoria. Attenzione, questo è stato applicato finora soltanto alle scienze matematiche pure applicate, va bene? Finalmente lo stiamo applicando anche in filosofia, ovviamente senza quel riduzionismo neopositivista, poi adesso un po' ne parleremo nel capitolo quarto, di usare la logica matematica anche per analizzare i linguaggi filosofici, che è un disastro, è il riduzionismo, diciamo. Quindi le tre fasi della costruzione della teoria secondo Hilbert sono la fase naive, corrispondente alla formazione dei concetti e alla loro applicazione informale alla soluzione dei problemi. Allora, la filosofia finora è stata così, è naive, cioè usa il linguaggio comune, usa il buon senso, usa diciamo, un processo inferenziale che si basa semplicemente sul ragionamento senza un controllo della formalizzazione. Usa l'evidenza senza il controllo della formalizzazione. Il secondo passo è la formalizzazione, cioè il momento formale. Va bene? E che ovviamente nel caso delle scienze matematiche per Hilbert era lo sviluppo di algoritmi per il calcolo simbolico. Algoritmi, ricordate che significa che io prendo un ragionamento complesso e lo suddivido nelle varie parti più semplici. E
Adesso che a livello generale ormai questa emergenza per fortuna sta facendo capire a tutti l'importanza dell'informatica e quindi l'esigenza e il pensiero, diciamo così, computazionale, cioè se volete algoritmico, si è insegnato a tutti in qualsiasi facoltà. Finalmente se ne stanno accorgendo, non a livello di congregazione dell'educazione cattolica, ma almeno in Vaticano. Adesso è stato fatto dalla Pontificia Accademia della Vita, subito prima dell'emergenza, perché è un congresso che è stato dal 26 al 28 febbraio, sull'etica nell'intelligenza artificiale. E è stata firmata la Carta di Roma, si chiama così, già sottoscritta dalla Microsoft e dall'IBM, poi speriamo, oltre che appunto dalla Pontificia Accademia della Vita e dal Ministro dello Sviluppo Tecnologico Italiano, una signora, adesso non scordo il nome, e speriamo che venga sottoscritto da molti di più, e appunto per l'esigenza di sviluppare un'etica dell'intelligenza artificiale e dell'automazione, compreso algoritmi etici, e al secondo punto si dice la necessità di una formazione logico-informatica in tutte le facoltà, soprattutto quelle umanistiche. Vedrete che dall'anno prossimo, per esempio, la nostra specializzazione qui alla Lateranense sulle ontologia ed etica del pensiero scientifico, ci abbiamo aggiunto scientifico e tecnologico. Va bene, anche i miei corsi nell'ambito di questa specializzazione avranno sempre il termine informatica. Perché, attenzione, ovvio che io non posso ridurre, va bene, una teoria filosofica a un algoritmo, va bene, anche se posso e debbo sviluppare algoritmi di ontologia formale, di etica formale e così via da mettere nelle mani. Ma cosa vuol dire questo pensiero? Significa il pensiero computazionale, pensare a blocchi. È quello che voi insegnato, vi prego, ve l'ho insegnato apposta, adesso ve lo posso dire esplicitamente, quando vi ho detto fate gli schemi. Cosa vuol dire fare uno schema? Non solo avere la certezza di aver capito perché sapete scrivere lo schema, ma vi rendete conto che quando fate gli schemi avete cominciato a pensare a blocchi. Cioè avete preso una nozione complessa, come io, come il professore, vi può spiegare a scuola, e ve la siete suddivisa in blocchi. Tant'è vero che molti che mi presentano, sapete, no, per gli esami miei bisogna presentare gli schemi. Va bene, poi discutete. L'esame sarà fatto discutere sugli schemi che avete preparato nei vari argomenti, perché a me che lo sappiate a memoria non mi interessa niente, intanto poi il giorno dopo ve lo siete già dimenticato. Invece lo schema no, lo schema resta. Quello si chiama pensiero computazionale, il pensiero algoritmico, perché anche se non è formula algoritmo, non abbiamo usato nessun linguaggio di programmazione, ma abbiamo fatto il primo passo. Bene, chiunque ha fatto informatica o ha avuto a che fare con programmi di informatica sa che il primo passo, che è il più difficile, è il più difficile, va bene? Lo fa l'analista programmatore. L'analista programmatore chi è? È che quello che va dal cliente e dice: qual è il tuo problema? Perché io ti devo sviluppare un programma per una ditta, quello che è. E la cosa più difficile è dividere il problema, la ditta, la persona ha di fronte in blocchi. Va bene? Perché una volta fatto lo schema blocchi, cioè lo schema del tuo problema, allora qualsiasi programmatore che conosca il linguaggio di programmazione ti può scrivere il programma. La cosa più difficile è lo schema blocchi. Allora, quando io vi insegno a studiare facendo gli schemi, ecco, è il primo passo verso la formalizzazione. Va bene? Perché una volta che tu hai lo schema blocchi, poi se conosci un linguaggio formale di logica
filosofica, matematica, logica di programmazione, e poi sa scrivere il programma. Questa è la formalizzazione. Ecco perché lo sviluppo di algoritmi, ripeto, algoritmi, se stiamo in informatica, ma il passo fondamentale per l'algoritmizzazione è lo schema blocchi. Tant'è vero che io questo, siccome non lo posso fare all'università, l'ho fatto nella mia basilica, a Santa Potenziana, ho un test center dell'AIGA per poter dare ai ragazzi, innanzitutto era per i filippini della mia comunità, però è aperto a tutti. E se il primo anno noi facciamo il CDL, anzi si chiama ICDL Basic, che quindi vuol dire saper usare Windows in maniera professionale, e il secondo anno è proprio questo, va bene? Il computational thinking, cioè saper fare gli schemi a blocchi, ovviamente in funzione della programmazione. Però fare lo schema di un problema è il primo passo verso l'algoritmizzazione. Scusate che ho suonato la porta a casa ed è un, devo dire di aprire, un attimo solo. Apri per favore, che può essere che sia cosa che sta a fare lezione. Scusate il problema di insegnare a casa, ma è il corriere, perché purtroppo bisogna fare spesa online. Allora, quindi la formalizzazione, il primo passo è la schematizzazione, va bene? Quella che dovete fare per gli esami. E poi, appunto, una volta che hai fatto lo schema blocchi, hai fatto lo schema, puoi formalizzare, se conosci il linguaggio, un linguaggio di o logico o algoritmico. E poi c'è il terzo momento, è il momento critico, cioè il momento in cui fai l'analisi di consistenza e nel caso delle teorie scientifiche, appunto, teoremi generali di esistenza, matematica, per esempio, provati se possibile in maniera costruttiva, cioè in una maniera che dal semplice va verso il complesso. E in un successivo, questo nel 1892 l'aveva detto Hilbert, in un successivo lavoro del 1918, appunto, abbiamo la teoria matematica, ma a questo punto io dico anche filosofica, informale e intuitiva, una formalizzazione di tale teorie, includendo una logica sufficiente per la dimostrazione, e poi lo studio metamatematico o metateorico della consistenza di questa formalizzazione. Quindi, questi tre passi che Hilbert ha individuato per la prima volta, che ormai fanno parte dell'ABC di qualsiasi metodo scientifico formalizzato, lo sviluppò per la matematica e in particolare lo applico alla geometria euclidea, perché se vi ricordate, prima sono state assiomatizzate da Riemann le geometrie non euclidee, però non era stato fatto il lavoro per la geometria euclidea, cioè la teoria, la geometria euclidea, così come l'aveva diciamo, definita Euclide, è una teoria naif. C'è una teoria intuitiva, va bene? È la geometria intuitiva. Bisogna anche assiomatizzarla, formalizzarla. Per esempio, i cinque postulati di Euclide non bastano per formalizzare la geometria euclidea. Per esempio, vi faccio un esempio che manca, un assioma che manca, l'assioma del continuo. Cioè, se io non definisco che cos'è il continuo, e ci sono vari tipi di continuo in geometria, adesso non entro qui, se io non assiomatizzo che cos'è il continuo, quello è un assioma necessario per la consistenza della geometria euclidea in generale di qualsiasi geometria. Quindi, allora, qui Webb
un bellissimo lavoro su questi problemi della formalizzazione, e giustamente nota i numeri non differenti dagli oggetti geometrici, dopo tutto. Per questo, per quanto possano sembrare disparate le loro origini epistemologiche, le essenziali proprietà di ambedue, cioè dei numeri e degli oggetti geometrici, sono espressi dai medesimi assiomi algebrici. Fu questo tipo di risultato della geometria di Hilbert a dare un contributo decisivo al formalismo, dal momento che degli oggetti matematici così apparentemente differenti possano soddisfare le stesse leggi, ne derivò la tendenza a dimenticare gli oggetti e a focalizzare l'attenzione sulle leggi stesse. Va bene? Cioè, facendo un esempio semplicissimo, io in algebra ho per esempio monomi e binomi, per esempio AB. Va bene? AB è un monomio, è un prodotto di due è un prodotto di attenzione, può essere un prodotto logico, può essere un prodotto numerico, va bene? E può essere l'equazione di una rete, va bene? Quindi con un'unica formula algebrica AB, un monomio, va bene? Io posso intendere o il prodotto di due numeri o il prodotto di due proposizioni, se stanno logiche proposizioni, va bene? A e B, la congiunzione A B, o semplicemente definire l'equazione di una retta, va bene? Perché appunto in geometria euclidea per due punti passa una e una sola retta. Ok? Allora, ecco questo programma di algebrizzazione che in qualche maniera formalizzazione, sia in matematica innanzitutto, che in logica, logica filosofica inclusa, informatica inclusa, che l'informatica è tutta algebra di Humboldt, vuol dire algebrizzazione. Ok? Questo è il primo passo verso la formalizzazione che ha fatto Hilbert. Allora, Frege, invece, confondeva sistematicamente verità, perché la verità nasce quando io ho preso quei simboli e ne do un'interpretazione. Per esempio, AB, come formula algebrica, ne posso dare un'interpretazione numerica, e allora è un prodotto di due numeri, quindi esprimo una verità aritmetica, per esempio, o una verità geometrica, perché AB è l'equazione di una retta in uno spazio euclideo, bene? E do un'altra interpretazione. Oppure un prodotto logico, proposizioni, e allora ne do un'altra interpretazione. Quindi un conto è la coerenza della formula sintattica AB, okay, che è per esempio in quel caso una coerenza algebrica, e un conto è l'identità di quella formula che suppone un'interpretazione, cioè una semantica. Allora, grazie a Hilbert divenne chiaro che un conto è la coerenza e un conto, quindi, il fatto che quella formula soddisfa alla sintassi, quindi alle regole di un certo linguaggio formale, nel nostro caso algebrico, e un conto è la verità della formula, che suppone una semantica, quindi un'interpretazione di quei simboli, e allora un conto è la verità e un conto è la coerenza e la consistenza. Invece Frege confondeva sistematicamente le due cose. Va bene? E c'è stata una diatriba per Frege e Hilbert fortissima, insomma, su questo. Per esempio, Frege, contrapponendosi a Hilbert, diceva: vi sono forse altri modi per provare la consistenza di un sistema di assiomi che è quello di esibire un oggetto che gode di tutte le proprietà definite dagli assiomi?
usando il principio di evidenza, vede dell'errore. E dice: io per dimostrare la consistenza logica, quindi formale, sintattica di una teoria, devo esibire l'oggetto, cioè l'interpretazione di quella teoria, chiaramente con l'evidenza. Esibire l'oggetto vuol dire l'evidenza. Comunque, se si ha a disposizione un tale oggetto, non si ha alcuna necessità di provarne l'esistenza mediante la via tortuosa di provare la consistenza di tale oggetto. Vedete? Questo è l'errore. In altri termini, per Frege, dalla verità degli assiomi deriva immediatamente la consistenza loro e dei teoremi da essa derivabili. Questo vale per il pensiero apodittico, ma non vale per il pensiero ipotetico. Viceversa, per Hilbert, proprio questa procedura di costruire un assioma facendo appello alla sua verità e di concludere da questo che è compatibile con gli altri concetti definiti è che si trova la sorgente primaria di errori e confusione. Questa è l'illusione anche della divulgazione, no? È evidente, e allora è vero, e allora è coerente, non è vero per niente, non è vero per niente, provalo, provalo. Ecco il vero pensiero critico. Va bene, provalo, perché l'evidenza ti può dare ti può far fare grossissimi errori. Va bene? Non ci dobbiamo fidare dell'evidenza. E per cui Hilbert ovviamente poi è cascato nell'errore opposto, quella che io qua ho definito l'istanza formalista nominalista, cioè anche qua è sempre quello di assolutizzare, cioè aveva ragione, però se tu assolutizzi, perché Hilbert ha ribaltato il discorso di Frege. Per motivi dialettici? Non lo so, però certamente è il problema formalista, cioè lui diceva: siccome io gli assiomi li devo partire tutta la formalizzazione, allora io pongo gli assiomi arbitrariamente, ecco, questo proprio ti porta dritto dritto al relativismo e al nichilismo. Va bene? Questo formalismo ti porta dritto dritto al relativismo e al nichilismo, perché se gli assiomi arbitrariamente posti non si contraddicono l'un l'altro, allora sono veri, esistono gli oggetti definiti per mezzo di essi. Questo per me è il criterio della verità e dell'esistenza. Questo è sbagliato. Va bene? Perché ovviamente cadi dall'altra parte, nell'errore opposto a quello di Frege. Se per Frege l'evidenza dell'esistenza dell'oggetto era garanzia della consistenza della teoria che ne parla, va bene, quindi sbagliava da una parte, e altrettanto sbagliato dall'altra parte, cioè confondere la coerenza, la consistenza con la verità. No? Dire che se gli assiomi sono coerenti di una teoria, cioè non si contraddicono fra di loro, e allora esistono gli oggetti di cui questi assiomi parlano, e quindi sono veri? Assolutamente no. Va bene. Di nuovo, e questa contrapposizione ideologica che ancora, va bene, fa parte della natura umana. Ecco, questa è la natura del peccato, va bene, che diceva San Giovanni Paolo II nella Fides et Ratio, cioè questa pretesa di nuovo di assolutezza del proprio metodo, no? Quindi il formalismo Hilbertiano. Ora, i sei teoremi di Gödel esattamente, diciamo, distruggono proprio questo approccio formalista di Hilbert. Ok? Proprio perché dimostrano che nessuna teoria può dimostrare al suo interno la propria consistenza, e quindi questo fatto che assiomi arbitrariamente opposti, io posso provare all'interno di questi assiomi la loro consistenza, cioè che non si contraddicono, siccome questo è impossibile, va bene, siccome questo è impossibile, cade proprio il fondamento dell'impianto formalista di Hilbert.
Non è possibile. Quindi il formalismo non solo, diciamo così, è frutto di una ibris, cioè di assolutizzare il proprio punto di vista. Ripeto, ricito di nuovo Fides et Ratio, c'è cioè una ragione indebolita dal peccato. Va bene? Ma per fortuna col teorema di Gödel, io so che è proprio una pretesa falsa scientificamente, proprio attraverso quel metodo formale di cui Hilbert giustamente è il paladino. Allora, in ogni caso, il fatto che appunto posso fare soltanto modelli, cioè i linguaggi formali non sono completi, proprio perché se pretendono di essere completi, cioè di essere assoluti, nascondono delle contraddizioni. Portò di fatto, ripeto, a parte le false pretese di Hilbert, però Hilbert ha dato un contributo fondamentale allo sviluppo del metodo scientifico della formalizzazione, così come oggi si può insegnare. Quindi, qual era il risultato che effettivamente Hilbert, a parte le sue pretese false di un valore assoluto della formalizzazione, ha portato? Il risultato è che lui, se vi ricordate, il risultato che aveva ottenuto Riemann era, bene, le geometrie euclidee, va bene, e le geometrie non euclidee, come faccio a dimostrarne la coerenza? Il risultato che ha ottenuto Riemann era questo, proprio dando una interpretazione euclidea delle geometrie non euclidee, cioè l'idea dello spazio curvo, che è anche intuitiva, vedete perché la geometria euclidea è anche intuitiva. E quando tu definisci una geometria non euclidea, che è puramente una costruzione algebrica, me la definisci sullo spazio curvo, ovviamente dà un'interpretazione intuitiva, quindi euclidea, di una geometria non euclidea. Tutti intuiscono che se io disegno il triangolo sullo spazio curvo a curvatura positiva, quindi sulla parte convessa dello spazio curvo, la somma degli angoli interni è maggiore di 180. E qual era il risultato dal punto di vista formale che ha ottenuto così Riemann, a parte rendere intuitiva le geometrie non euclidee? Era quello di dire che se la geometria non euclidea è coerente, è coerente la geometria euclidea e viceversa. Cioè, la geometria intuitivamente, formalmente, la coerenza della geometria euclidea è pari a quella della geometria non euclidea. O è coerente l'una e quindi anche l'altra, o non è coerente una e non è coerente neanche l'altra. Perché se io posso dare un modello di una teoria in un'altra teoria, vuol dire che tutte e due hanno lo stesso livello di coerenza. Quindi il risultato di Riemann era, diciamo così, l'equivalenza fra la coerenza delle geometrie non euclidee e la coerenza delle geometrie euclidee. Però le geometrie euclidee non erano ancora formalizzate. Riemann aveva formalizzato quella non euclidea, ma non quella euclidea. Hilbert ha formalizzato la teoria euclidea. E allora il risultato circa la coerenza della teoria euclidea, perché avete visto, la coerenza della geometria non euclidea si riduce a quella della geometria euclidea. E quella della geometria euclidea, ecco, il risultato di Hilbert si riduce alla coerenza dell'aritmetica estesa ai numeri reali. Va bene? Cioè, io posso fare le somme di due numeri naturali, 3 più 3 uguale 6, ma posso fare anche la somma di due numeri, scusate, due numeri naturali, 3 più 3 uguale 6, quindi l'aritmetica dei naturali, ma anche posso sommare i numeri reali. Allora, se vi ricordate quello che vi ho detto, se io prendo la formula AB, va bene, AB può essere il prodotto dei due numeri naturali, ma può essere anche l'equazione di una retta. Va
Ma se l'equazione di una retta, quell'A e quel B, che indicano due punti, no? I punti per cui passa quella retta, i punti corrispondono biunivocamente non a numeri naturali, ma a numeri reali. Perché? Perché dal punto di vista dell'analisi, quindi dell'analisi geometrica, quei punti, quei numeri che io definisco sullo spazio e che pongo in corrispondenza biunivoca appunto con punti nello spazio, sono il limite di una successione di razionali. Va bene? E il limite di una successione di razionali non è un numero razionale, perché la successione è infinita. Allora, il limite di una successione infinita di numeri razionali è un numero reale. Un mezzo alla n, va bene? Un mezzo più un quarto più il limite di una successione, un mezzo alla n, dove è quindi un mezzo più un quarto più un ottavo più un sedicesimo più un trentottesimo, se sommo questa successione infinita di razionali, quindi non c'è un termine sui razionali, va a 1, no? La somma di un mezzo alla n per n che va all'infinito è uguale a 1. Ma questo 1 non è un numero naturale, è un numero reale. Allora, il risultato grandioso di Hilbert fu di dire: bene, siccome io posso rappresentare con AB tanto la somma o il prodotto di due numeri quanto l'equazione di una retta, va bene, sullo spazio euclideo, lui ha formalizzato la geometria euclidea formalizzata da Hilbert, allora la coerenza della geometria euclidea e quindi anche della geometria non euclidea, quello era il risultato di Riemann, la coerenza della geometria euclidea si riduce la coerenza dell'aritmetica definita sui reali. Se è coerente l'aritmetica estesa ai reali, quindi l'aritmetica non solo dei numeri naturali, ma l'aritmetica anche dei numeri reali, è coerente anche la geometria euclidea e quindi è coerente anche la geometria non euclidea. Allora tu vedete, e qui capite perché il teorema di Gödel è sui fondamenti dell'aritmetica, ma allora vedete che tutto si riduce alla coerenza dell'aritmetica. Perché se io riesco a dimostrare la consistenza, la coerenza dell'aritmetica, ho praticamente dimostrato la consistenza, la coerenza di tutta la matematica. Bene, scusate se l'ho ridotta all'osso, però problemi complessi, poi effettivamente, ecco questo a livello divulgativo, effettivamente, ecco, senza pretendere di aver capito tutto, ma a livello poi ultimo, di fatto si riduce a questo. Quindi, allora, l'idea di Hilbert in base al suo problema, al suo approccio formalista, qui è, diciamo così, il limite di Hilbert, perché Hilbert così ha ottenuto un risultato fondamentale, cioè che ultimamente l'aritmetica è la regina delle scienze, che questo farà piacere a Pitagora, farà piacere a Platone, no? E le idee sono numeri, alla fine tutta poi è teoria dei numeri. Guardate, io per carità non sono matematico, però ne ho studiata di matematica, e non c'è niente di più bello in matematica della teoria dei numeri, è l'aspetto più bello della matematica, va bene? E il motivo di fondo è questo, va bene? Che tutta la coerenza della geometria e dell'aritmetica, quindi se volete, tutta la coerenza della matematica ultimamente è dimostrare la coerenza dell'aritmetica. Allora, però, nel programma formalista di Hilbert, quello che vi ho spiegato prima, questo significava che la teoria dei fondamenti avrebbe risolto i suoi problemi se io potevo usare un metodo aritmetico, va bene, di dimostrazione della consistenza dell'aritmetica. Ecco, e qui casca l'asino, perché è quello che Gödel ha dimostrato che non è possibile fare. Naturalmente, cioè, per questo bisognava formalizzare l'aritmetica, quindi l'aritmetica intuitiva. E se ovviamente
avesse avuto ragione il programma formalista di Hilbert, una volta che un'aritmetica formalizzata poteva dimostrare al suo interno la sua stessa consistenza e quindi verità, in base al programma formalismo di Hilbert che abbiamo detto, avremmo risolto il problema dei fondamenti e diciamo, l'illuminismo, scusate, io lo dico dal punto di vista filosofico, avrebbe vinto, perché allora veramente avremmo avuto una teoria scientifica non solo coerente, ma completa. Bene? Non solo formalizzata, ma completa e assolutamente indipendente da qualsiasi altro tipo di linguaggio, perché avremmo trovato un modo perché il linguaggio scientifico formalizzato dimostrasse al suo interno la propria consistenza e verità. Questo sarebbe stato proprio la vittoria totale dell'illuminismo. Va bene? E quindi quella crisi dell'illuminismo che abbiamo visto nell'Ottocento con la nascita appunto della geometria non euclidea, la nascita delle varie teorie fisiche e poi appunto il relativismo in filosofia, ecco, quella crisi sarebbe stata una crisi passeggera e diciamo il programma illuminista, scientista, avrebbe avuto il suo massimo splendore. Il teorema di Gödel ha distrutto tutta questa falsa costruzione. Ecco perché io dico il teorema di Gödel è la morte scientifica dello scientismo. Perché usando i metodi formali, che è il metodo che la scienza moderna ha trovato per dare certezza, non verità, certezza alle proprie dimostrazioni senza cascare nei meandri e nei tranelli dell'evidenza, sarebbe bastato a se stesso, sarebbe bastato a se stesso. Allora, quindi per evitare un regresso all'infinito necessità che l'aritmetica possa essere metalinguaggio di se stessa. Questo era il programma formalista di Hilbert. Va bene? Quindi avremmo ottenuto così una nuova forma di dimostrazione assoluta di consistenza e verità senza nessun riferimento all'oggetto o all'evidenza. Ora, Gödel, ha realizzato in parte questo programma di Hilbert, nel senso che prima di dimostrare, va bene? Prima di dimostrare i suoi teoremi di incompletezza, ha ottenuto un altro risultato importantissimo. Ha dimostrato che della completezza del calcolo dei predicati del primo ordine. Perché? Perché un'aritmetica basata sulla teoria delle classi o la teoria degli insiemi, è essenzialmente una teoria dei predicati del primo ordine. Adesso, senza complicarci la vita, pensiamo semplicemente alla definizione, data da Frege di numero come classe di classi. Voi sapete che ogni classe corrisponde a un predicato. Allora, nella teoria fregana cos'è un numero? È una classe di classi. Cioè il numero 3 è la classe di tutte le classi a tre elementi. Quindi, siccome una classe corrisponde a un predicato, vuol dire che il numero 3 che uso in matematica è un numerale. Cioè, il numero 3 è il predicato che denota la classe di tutte le classi di tre elementi. Allora, il primo passo per dimostrare la completezza dell'aritmetica era innanzitutto dimostrare la completezza del calcolo che sta sotto questa interpretazione. Va bene? Attenzione, il calcolo dei predicati del primo ordine non è l'aritmetica. Il calcolo dei predicati del primo ordine è la sintassi di un'aritmetica basata sulla teoria delle classi o degli insiemi, cioè dove io interpreto un numero come un insieme o come una classe. Va bene? Quindi il primo passo per realizzare il programma formalista di Hilbert di un'aritmetica autoconsistente era quello di dimostrare la consistenza del calcolo che doveva usare un'aritmetica per dimostrare la sua propria consistenza. E
il calcolo dei predicati del primo ordine. Naturalmente, attenzione, adesso vedremo che questa interpretazione dell'aritmetica in senso di classe, di numeri, nel senso di classi o nel senso di insiemi, e oggi è superata, cioè nel senso, abbiamo la teoria delle categorie in algebra delle relazioni, che finalmente ci fa uscire fuori da questa interpretazione dei numeri come numerati. Però è un risultato grandissimo questo di Gödel, che ha portato poi alla teoria assiomatica degli insiemi, perché se prendete la teoria assiomatica degli insiemi, per esempio di Zermelo, Frenkel o di von Neumann-Gödel-Bernay, vedrete che tutti gli assiomi, bene, tutti gli assiomi di queste teorie degli insiemi, come metalinguaggi della matematica, sono tutti enunciati del primo ordine. Bene? Quindi suppongono un calcolo dei predicati del primo ordine. Ricordate cos'è un calcolo dei predicati? Un predicato del primo ordine. Un predicato che ha per argomento non altri predicati. Se un predicato ha per argomento altri predicati, va bene? E allora è del secondo ordine, o comunque di un ordine superiore. Il calcolo dei predicati del primo ordine è quello dei predicati che hanno per argomento variabili individuali, quindi f di x. Se io dico f di g di x, quello è del secondo ordine. Va bene? Detto, dice Fourier, un cavallo è un enunciato del primo ordine. I cavalli sono mammiferi, è un enunciato del secondo ordine. Va bene? Perché sono predicati che hanno per argomento altri predicati. Il predicato essere cavallo, va bene, diventa argomento del predicato essere mammifero. E viceversa, se io sto al primo ordine, io applico il predicato essere cavallo a variabili individuali. Allora, chiaramente se sto in teoria dei numeri, è ovvio che sono in questo approccio predicativo, cioè quindi come classi, numeri come classi o come insiemi, è ovvio che sto in una teoria, in aritmetica, sono una teoria dei predicati del primo ordine. Cioè, il predicato essere 3 ha per argomento collezione di tre elementi, 1, 2 e 3. Va bene? Quindi, ecco perché il primo passo di questo programma formalista di Hilbert, di avere un'aritmetica formalizzata che dimostrasse la sua propria consistenza, il primo passo era dimostrare la consistenza dello strumento da usare per questa dimostrazione, cioè il calcolo dei predicati del primo ordine. E Gödel ha ottenuto questo risultato nel 1929 di dimostrazione della consistenza, della completezza del calcolo dei predicati del primo ordine. Attenti, i teoremi di Gödel, cioè di incompletezza, riguardano invece le teorie del primo ordine. Cioè, se io prendo il calcolo dei predicati e le applico su delle variabili individuali che sono numeri, va bene? E quindi è una teoria del primo ordine, ecco, questa teoria è incompleta. Quindi l'aritmetica formalizzata usando il calcolo dei predicati del primo ordine è una teoria del primo ordine. Bene, questa teoria del primo ordine è incompleta. Quindi non può esistere una teoria dell'aritmetica che fosse completa. E, per capire la potenza, e poi qui finiamo l'ora perché credo che ci siamo, il risultato di Gödel è anche un altro. E lui ha trovato un metodo aritmetico di codifica di tutti i linguaggi formalizzati. Senza questo altro risultato di Gödel, che è di nuovo un prolegomeno ai teoremi di incompletezza, non avremmo l'informatica. Va bene? Un calcolatore, per definizione, ha a che fare soltanto con numeri, però ci posso formalizzare qualsiasi linguaggio logico. Ecco, ci fermiamo qua perché sta per cominciare un'altra ora e ci vediamo giovedì prossimo, giovedì mattina e poi giovedì pomeriggio. Grazie e buona
Arrivederci a giovedì. E Buongiorno, ciao. buon lavoro. Ciao. Buongiorno. Buona giornata. Arrivederci. Buona giornata, arrivederci. Buona giornata. Buona giornata, ciao.